Gente impazzita completamente. E dopo ore e ore di fila. Come state? Spero tutto bene, bentornati, bentornate oppure benvenuti o benvenute se siete nuovi o nuove sul canale. Iniziamo senza troppi fronzoli e troppi preamboli. Venerdì sono stata al firmacopie di Rokia, finalmente abbiamo capito che si pronuncia con la O aperta, e AJ Foster. È stata un'esperienza magnifica, ho qui infatti The Truth Untold autografato e probabilmente l'avete già visto dalla mini intro, ma eccolo qui. Stupendo, non vedo l'ora di aggiungerlo alla collezione di libri autografati che ho in libreria. E adesso vi lascio un piccolo vlog dove vi spiego più o meno com'è andata la giornata. Piccola cosa, chiaramente non ho potuto mettere tutta l'intervista perché è durata un'oretta, forse anche di più con le domande del pubblico, e ho messo degli spezzoni, ovvero quelli che sembravano più importanti, E altra cosa, probabilmente sentirete della musica di sottofondo perché l'intervista è stata fatta in una delle piazze principali della città e c'erano i locali attorno con la musica alta, quindi non è colpa mia. Detto ciò, vi lascio al vlog e grazie a tutti per la visione. La giornata inizia come al solito, 500 gradi, si squaglia in ufficio anche con l'aria condizionata, ma ciò non impedisce di bere il magico caffè. Pranzettino veloce con il sushi da sporto che, vi dirò, non era affatto male e era buono per forza perché con tutto questo caldo non avevo certo voglia di cucinare. Ah, a proposito di temperature. Ovviamente fino un secondo fa, secondo no, ma 5 minuti fa erano 43 gradi con un sole che distruggeva le pietre, l'evento è all'esterno e forse avete appena sentito un tuono, ma non lo so. Comunque la faccenda è questa. Cioè, il sole è proprio svanito. Six hours later. È uscito il sole! Sì! Dopo un momento di panico perché ha anche piovuto prima. E niente, è andata benissimo, per fortuna. È caldo ma non troppo, c'è il vento, quindi è il clima perfetto per andare al firmacopie di Rokia. O Rokia, finalmente stasera capirò come si pronuncia il suo nome. Ho trovato posto anche abbastanza vicino, non è neanche caldissimo, quindi sta andando tutto un po' troppo bene, attenzione. Vado a recuperare Silvia e Olga. Yeah! Allora, visto che l'autobus delle ragazze sta facendo un pochettino tardi, intanto vi faccio vedere dove sarà la piazza, dove è la piazza dove si terrà l'evento, e queste sculture che da piccola mi facevano paurissima, non so per quale motivo, però non lo so. Adesso vi faccio vedere la piazza. Eccola qui, quello è il palco, c'è già gente seduta, quindi molto bene. E il comune, quindi Piazza Roma, detta anche Piazza del Comune. Video di rito al cartellone che pubblicizzava l'evento, ho ritrovato le ragazze, ci siamo andate a mangiare una bella pizzetta, poi d'obbligo un giro in libreria perché se lì cosa fai non ci vai, e siamo corse all'evento. E ora vi lascio all'intervista. Ve le presento subito e le faccio salire sul palco. Iniziamo con AJ Foster. Buonasera. Ok, seconda autrice, lo stesso da voi conosciuta e amata, Rokia. Ciao ragazzi, come state? Che bello vedervi. Siete qui da tanto? Siete aspettando da tanto? Ok, ho 2 ore. Ammazza, non vedo l'ora di abbracciarvi, grazie per essere venuti. È marchigiana di Senigallia, ha studi di giurisprudenza e ora si occupa di scrittura, di editing, di lettura
e lavora anche in un'azienda. Sì, esatto. Ecco, e lei è l'autrice, un'autrice di grande successo, con libri di una saga, la saga Harrison, Pericolosamente mio e Stranamente mio, che è il secondo uscito nel 2023. L'altra autrice è Rokia, 23 anni, lei invece studia scienze infermieristiche ed è autrice di La verità nascosta e Sindrome, uscito da meno di un mese. Ecco, due autrici che hanno in comune, tra le altre cose che scopriremo, no? Approfondiremo un po' durante questo incontro, innanzitutto la casa editrice Magazzini Salami, poi la giovane età e anche un percorso, le origini, ecco, infatti partirei da lì. Ho scoperto che c'era questa applicazione dove si poteva leggere gratis. Avevo finito la paghetta e quindi me la sono scaricata. Ho capito dopo che si poteva anche scrivere su questa applicazione, quindi ho detto perché non inizio a condividere qualcosa. Quindi in realtà è iniziato un po' come gioco, hobby, svago. E poi ho iniziato con la mia prima storia, Dangerous Love, con il seguito. Poi ho scritto Retrouve Untold, poi ho pubblicato Retrouve Untold e adesso siamo a Sindrome. Quindi il tuo amore. Grazie, che carino. Questo. Ecco Aurora, ti chiamo Aurora. Più o meno nel 2015-2014 già leggevo, poi come Rokia ho iniziato a scrivere e come lei condivido il fatto che fin da quando sono bambina ho sempre avuto dei diari dove raccontavo le mie giornate e poi arrivato a un certo punto mi sono accorta che esageravo e raccontavo come se fossero chissà che giornate in un fantasy, quando non lo erano, e da lì ho detto adesso provo a scrivere una storia totalmente inventata e ho iniziato a scrivere su Wattpad, ho iniziato a condividere e ho trovato tante persone che la pensavano come me e questo è stato quello che mi ha portato a scrivere poi per tanti altri anni fino ad ora. Poi scrivo solo la sera, dipende un po' da quanto casino c'è in casa, quanto sono tranquilla, serena io, cioè non ho dei momenti particolari, riesco a scrivere in qualsiasi momento se ho la giusta dedizione e tranquillità attorno. Sì, anche io, dipende molto dall'umore, dalla giornata, come mi sento più che altro. E non ho un momento preciso, sicuramente non di notte non riesco proprio. Tanto è nata in un periodo in cui facevo fatica ad accettare la morte di una persona a me molto cara, ma perché ero reduce da tanti funerali attorno a me di persone che mi avevano vista crescere. Quindi nessuno mi aveva insegnato come si affronta la morte di persone che prima, cioè, erano accanto a te. E allora ho pensato cosa posso fare io per far sentire meno solo le persone che affrontano una cosa del genere. E allora è nato lì, dentro tanto è nata questa storia e mi piace pensare che tramite i personaggi di questa storia io riesca a stare accanto a tante persone come magari avrei voluto io prima quando mi sentivo sola in balia di questi dolori, i miei attacchi di panico. Mi piace parlare di vulnerabilità, mi piace parlare di sofferenze, dolori mentali, mi piace esplorare diversi colori. Piangono, stanno già piangendo, ottimo, perfetto. Vi adoro, grazie. Questo è anche il lavoro proprio della letteratura, dare voce a sentimenti un po' universali. Anche nei tuoi la fragilità, no? Il mostrare fragilità ha un ruolo importante. Poi, secondo voi, aiuta anche ad affrontare le fragilità a scrivere? Assolutamente sì, anzi è il miglior mezzo per affrontare le proprie fragilità e per trovare anche persone che hanno le stesse fragilità e aiutarle ad esprimerle. E non è facile, non è assolutamente facile esprimere le proprie fragilità. Diciamo che con Sindrome ho voluto fare proprio questo, cioè era un rischio per me perché magari i lettori sono abituati a un altro genere di storie, ma io non scrivo mai cose che sono tipo uguali l'uno dall'altro, cerco sempre di spaziare, fare cose diverse
ed è anche un rischio perché da un certo punto di vista penso magari non piacerà, magari devo mantenermi sullo stesso target, però ho sentito proprio il bisogno e la necessità di stare accanto anche alle persone che magari soffrono di qualche disturbo mentale, perché ce ne sono molti tra ragazzi anche più giovani di me e questa cosa magari tende a passare come un tabù o come un tema di cui non si parla normalmente, quindi ho voluto sottolineare l'importanza visto che ho, tra virgolette, non lo direi potere, ma ho la possibilità di farlo. E volevo, parto da Aurora, ma chiedervi, no, se sentite la responsabilità della scrittura, vedendo appunto come siete amate, seguite, anche quanta importanza, no, danno le persone che, come vi amano, le persone che sono qui, ecco. Quindi ci vuole coraggio, dicevamo, a mostrare la propria fragilità, ma ci vuole anche, penso, maturità, insomma, si cresce assumendosi la responsabilità della propria scrittura, che dite? Beh, certo, certo, e la scrittura è un mezzo per comunicare con le persone. Certo che dei temi, soprattutto i temi di cui parliamo, di cui trattiamo un po' tutte noi che veniamo da Wattpad, sono temi delicati che vanno trattati sempre in un certo modo e con una chiave di lettura un po' più, anche più leggera, perché il nostro pubblico possa capire che è un pubblico di giovane età, parliamo di ragazzini a volte anche di 12 anni, no? Quindi ci deve essere sempre una chiave di lettura abbastanza leggera e che loro possano comprendere, senza mai ridicolizzare i temi importanti come violenza, alcolismo, eccetera, perlomeno parlo dei miei libri. Diciamo che a volte sento un po' la responsabilità, nel senso che voglio essere la versione migliore per le persone che mi seguono, però penso sempre che il modo in cui possa essere la versione migliore è essere me stessa, nel senso che sono un essere umano, posso sbagliare qualche volta, posso dire qualcosa che realmente non penso. E mostrarmi umana e fragile davanti a loro, questo ho capito che è il modo migliore in cui posso essere d'aiuto anche a chi mi segue. Penso sia vero. C'erano critiche che erano mirate sul libro e che a me non dispiacevano, anzi in certi punti ero anche d'accordo, perché ho 23 anni, sto ancora imparando a fare quello che sto facendo, quindi ce n'erano invece altre che non erano rivolte al libro ma erano rivolte alla persona, quindi ho dovuto imparare a mettere un filtro tra queste due cose, perché è molto bello il commento positivo, però appena ce n'è uno negativo che magari colpisce il punto personale che è lo standard nel libro o interpreta male delle tue parole, ti senti incompresa, ti senti attaccata e giudicata, e quindi quella è la parte un po' più tosta da digerire, il mettere un filtro, mettere una barriera tra quello che pensano gli altri di te e quello che sei tu veramente. Hai imparato da sola? Sì, ho imparato da sola, sì sì, ho imparato che possono conoscere Rocchia autrice ma Rocchia persona no, quindi... Io, a differenza sua, invece inizialmente vivevo male tutte quante le critiche, tutte, dalla prima all'ultima, e sì, ho, diciamo che ho assorbito e non rispondevo perché le lasciavo lì, non sapevo neanche come rispondere in realtà, e, però ho notato dopo, l'ho capito dopo, che mi hanno ferita e poi ho imparato piano piano a gestirle, a gestire soprattutto come mi faceva sentire, perché l'altra persona non può essere limitata, no, nella parola. Il difficile equilibrio sta proprio lì. Allora, di letture sul BookTok ho letto Follia, ho letto Shatter Me. Di romance non ne leggo particolarmente tanti, il lato romance deriva dalla mia passione per le serie TV, quindi da quello. Di letture mi piacciono molto i classici, quindi Il ritratto di Dorian Gray, Il cacciatore di aquiloni, Oscar Wilde, George Orwell, quelli sono i miei autori preferiti. E io romance ne leggevo anni fa, quando ho iniziato a scrivere la saga. E poi ho smesso e ora leggo più fantasy, molti fantasy, e li accompagno poi a volte con dei classici, citava Il ritratto di Dorian Gray che mi è piaciuto particolarmente.
A seguito delle domande del pubblico di questa meravigliosa foto con tutti quanti i libri, c'è stato il firmacopie dove anch'io finalmente ho avuto la mia occasione non solo di avere la firma, ma anche di conoscere Rokia, che è una persona estremamente meravigliosa. Serata finita, due persone veramente umili, che è molto raro al giorno d'oggi, soprattutto se sei un'autrice di fama internazionale, pubblicata con la Salani. Ah, prima o poi succederà Alice, prima o poi. Scemenza a parte, la cosa che mi è piaciuta è che c'erano tantissime ragazzine, ma non è un dispregiativo, cioè parlo veramente di... Alcune erano bimbe e... Mi è piaciuto perché hanno lanciato dei messaggi veramente, veramente importanti anche a ragazze che vorrebbero iniziare a scrivere, che non è un percorso facile come ti fa credere TikTok, che si subiranno critiche, bisogna tenere duro, l'importanza dei sogni. Sono state veramente, veramente brave. Due ragazze fenomenali. E sono molto fiera del fatto che la Foster sia della mia stessa città. Finalmente un orgoglio per questa città che non ci faccia vergognare, altrimenti non sarebbe un orgoglio. Vabbè, sto tergiversando e quindi adesso torno a casa e do la linea a te, Alice del futuro, per chiudere il video. Grazie della linea Alice del passato. Allora, come vi ho detto, sono due ragazze estremamente umili e vi ripeto, vi assicuro che non è una cosa facile da trovare ai tempi d'oggi, perché comunque si credono tutti e tutte Stephen King. Invece comunque ho trovato delle ragazze disponibilissime al dialogo, ma soprattutto vedendo la quantità di pubblico giovane che c'era, hanno lanciato dei messaggi importantissimi. Messaggi veramente di umiltà, del fatto di credere nei propri sogni, che, come vi ho detto prima, come vi ho detto l'altra sera, non è una via facile quella della scrittura come ti fa sembrare il mondo dei social, no? Perché uno pare mette una storia su Wattpad e viene pubblicato una grande casa editrice, no? Quindi mi è piaciuta molto questa cosa che hanno detto la realtà nuda e cruda, ma l'hanno fatto con una delicatezza quasi disarmante. Sono veramente due persone dolcissime e per me è stato un onore poterle conoscere e poterci parlare e spero di ripetere l'esperienza. Detto ciò, io spero che il video di questa domenica vi sia piaciuto, vi ringrazio di cuore per essere stati o state con me fino alla fine e mi raccomando non spegnete perché a fine video ci sono le varie indicazioni se volete guardare qualcos'altro e mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canalino e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.